Ok, alla Commissione Bilancio dell'emendamento Salva D'Agostino, Serracchiani poste le basi per un suo ritorno, ma si attende ancora la decisione del TAR del Lazio. Ieri altri 77 arrivi di migranti, 1000 dopo la riapertura dei confini post pandemia, ma ICS Caritas, illustrando il report, avvertono basta con le fake news. Il doppio omaggio a foibe e fucilati del Tigre non convince né destra né sinistra, ring e scontro aperto fra Menia di Fratelli d'Italia e Furlanici di Rifondazione Comunista. PD 5 Stelle, la coalizione comunale che non c'è, Barbo del PD parla di allargamento a sinistra, Menis smentisce sia l'alleanza che Patuanelli candidato sindaco. Candidatura a sindaco di Muggia dopo il no di Polidori, l'idea di Forza Italia, Giacomelli di Fratelli d'Italia avverte, decidano i muggesani, non la politica triestina. La chioma controvento di Giuliana Barcolana, la donna in rosso che appare nel manifesto della Barcolana 52, i suoi capelli sono evidentemente anti-bora. Niente gusti di frontiera nel 2020, l'annuncio del sindaco Ziberna Ring per le norme anti-Covid. Ci sarà gusti di contea con espositori solo dalla nostra area. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Dunque, la Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato ammissibile l'emendamento al DL Rilancio con cui si sana in sostanza la posizione di Zeno D'Agostino e si creano quindi le condizioni per un suo ritorno alla guida del porto di Trieste. Lo ha comunicato oggi la parlamentare PD Deborah Serracchiani che abbiamo sentito. Allora, vediamo il servizio. La maggioranza tutta, quindi a partire dal Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva, i tre relatori hanno depositato l'emendamento interpretativo della legge Severino, cioè quella norma che in questo momento ha determinato la decadenza del nostro Presidente dell'Autorità Portuale. Questo passaggio legislativo è particolarmente importante. Questa mattina abbiamo avuto la dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento. Primo passo, primo scoglio superato. La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato ammissibile l'emendamento al decreto rilancio con cui si sana la posizione di Zeno D'Agostino e si creano quindi le condizioni per un suo ritorno alla guida del porto di Trieste. Un passaggio legislativo importante non solo per il nostro porto, ma anche per eventuali casi futuri. Sì, esatto, la norma ci dà questa interpretazione autentica che sicuramente ci aiuta per il futuro, ma ci aiuta anche rispetto alla posizione di Zeno D'Agostino, per cui è vero che non sarà evidentemente automaticamente rinominato come presidente dell'autorità portuale, però questa norma è fondamentale, è un tassello che permetterà di avere la sua nomina, ci auguriamo, in tempi brevi. La deputata Deborah Serracchiani prevede tempi stretti per l'iter dell'emendamento. Diciamo che la legge, almeno per quanto riguarda la Camera, dovrebbe essere completata entro la metà, la fine della prossima settimana e quindi passare al Senato. Un iter che viaggia parallelamente ai ricorsi presentati al TAR del Lazio contro la delibera dell'ANAC sull'inconferibilità della carica al presidente dell'autorità portuale. La sentenza del Tribunale amministrativo si attende a tempi stretti, forse già la prossima settimana. Diciamo che siamo molto confidenti, devo dire che il relatore è il presidente del TAR del Lazio, il che fa ben sperare, nel senso che credo abbia preso a cuore un intervento necessario anche per evitare che vi possano essere ulteriori vicende simili a questa che ha vissuto Zeno D'Agostino, che sta vivendo Zeno D'Agostino. Ovviamente la sentenza potrebbe essere una sentenza che entra anche nel merito di questa vicenda e magari arrivare anche in fretta. Insomma, noi speriamo che questo accada in tempi brevi. Altro argomento forte della giornata, il report sull'accoglienza ai migranti. Allora sentiamo le parole nel prossimo servizio di Gianluca Paladin da parte di Don Amodeo, direttore della Caritas di Trieste, Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, che hanno illustrato tutti i dati questa mattina. Vediamo. Il report rivelerà una cosa molto importante, e cioè che i numeri sono bene o male gli stessi dell'anno scorso.
Ecco i dati illustrati in conferenza stampa da Don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas, e da Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, nel report sui numeri dell'accoglienza per il 2019 per questi mesi del 2020. Numeri alla mano, è stato evidenziato come non ci sia un particolare incremento nell'afflusso di migranti rispetto agli anni precedenti. Un sistema che, nonostante un calo del personale, non sarebbe per niente al collasso, hanno tenuto a precisare i relatori. Ieri l'ultimo rintraccio con 77 persone, all'incirca 1000, coloro che hanno varcato i confini provenienti dalla rotta balcanica da quando ci sono state le varie riaperture del periodo epidemico. Sono aumentati un po', ma sono distribuiti in modo diverso. Ma di fatto vediamo che l'accoglienza non è così tanto mutata, come non è per niente mutato, e lo vedremo dalle slide, se non di una unità, le unità di accoglienza diffusa. Quindi una situazione concreta, con un report creato da numeri veri, non da storie o da idee, ma numeri concreti condivisi con gli enti sul territorio, che ci dice che l'accoglienza a Trieste è solida. Persone che, scontato il relativo periodo di accertamenti o quarantene, vengono trasferiti in parte in altre regioni. Altro fattore su cui è stato fatto un focus, quello dell'aumento dei servizi in alcuni casi, come per esempio le lezioni di lingua italiana, ma anche le carenze dei tirocini lavorativi attivati e delle iscrizioni alle scuole. E infatti è stato lamentato di come si sarebbe fatto di tutto per limitare il più possibile i servizi per l'integrazione. Si è voluto di qui ribadire l'importanza della smentita delle fake news. Le fake news stanno essenzialmente nell'alterare i dati, no? Chiaramente far percepire un'emergenza che non c'è. Gli arrivi nel 2019 sono stati più intensi che nel 2018, ma questo l'avevamo già detto al report su Casa Malala, mentre nel 2020 non c'è stato affatto nessun aumento rispetto all'anno precedente. Abbiamo avuto una leggera maggior pressione sul territorio in ragione della necessità di fare il periodo di isolamento fiduciario, quindi di 14 giorni di non spostamento delle persone. Questo ci ha costretto ad aprire delle strutture assolutamente temporanee, però non c'è nessun'altra differenza. E poi, per l'appunto, il sistema è un sistema che, nonostante sia stato, ahimè, oggetto di grandissimi attacchi, continua a essere un sistema molto, molto solido, che punta all'inclusione sociale delle persone. Scontro ieri nel salotto di Ring tra Roberto Menia di Fratelli d'Italia e Istok Furlanic di Fondazione Comunista sul doppio omaggio del presidente della Slovenia Borut Pahor insieme al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al monumento della Foiba di Basovizza e a Opicina, in corrispondenza proprio del luogo in cui vennero fucilati gli esponenti sloveni del Tigre. Vediamo il servizio, l'estratto dalla trasmissione di ieri sera. Come si fa, come si può parificare in qualche modo, cioè pretendere che questo inchino di fronte alla foiba di Basovizza? Il riferimento è foiba, fucilati, cioè, non vado sono, di là se non vieni di qua. E io non posso ammettere che il Presidente della Repubblica Italiana venga a rendere omaggio, secondo lei, venga a rendere omaggio a terroristi anti-italiani che volevano separare queste terre dall'Italia, che per fare questo commisero omicidi. Ma come si fa a proclamarli eroi? E come si fa a mettere sul piatto? E come chiarissima, si fa a dire, vado prima da loro e poi andremo anche alla fonte? Chiarissima la posizione di Menia. Sentiamo, come se si potessero paragonare. Sentiamo quella di Furlanic. Io potrei rispondere con una sola frase: con la logica di Menia tutti i partigiani erano terroristi. Non questa, è nel 1930. Ma nel 1930, questi quindi non fascismo sono fascismo di confine. Questo è il 1930. Violenze, non ci sono i partigiani che fanno la resistenza. Ma c'è la resistenza. C'è la resistenza contro il fascismo che no, qua questi fanno un'altra cosa. Questi dicono un'altra cosa. Nel 20 con l'incendio questa del Balcan. Però. Cioè, si tenta di fare un'operazione che è vergognosa, ovvero dimenticare tutto quello che è stato fatto dal fascismo. Se c'è il fascismo non c'è niente. È perché l'Italia ha aggredito la Jugoslavia. Beh, adesso dimmi, adesso il presidente, aspetta, ma tutto, che cosa ci restituisce delle decine di migliaia di case rubate dalla Jugoslavia comunista ai nostri esuli? Dimmi. Se non ci fossero state le politiche aggressive delle forze nazifasciste, tutto quello che è venuto dopo non ci questo sarebbe si chiama, stato. Questo si chiama giustificazionismo ed è una ricostruzione ideologica. Storia.
Nuova puntata questa sera alle 21 di Ring, ancora condotta da Marco Stabile. Cominceremo proprio alle 21 con un'intervista a Giulio Camber di Forza Italia, poi ospiti in studio Roberto Cosolini del PD, Michele Babuder di Forza Italia, Antonio Lippolis della Lega e in collegamento Skype Furio Honsel di Open Sinistra FVG. Questo è il programma appunto della serata di oggi. Allora, andiamo a vedere i dati, il consueto bollettino riguardante il coronavirus nella nostra regione. I positivi scendono a 112, questa è la notizia che ci fa sapere appunto la regione. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, equivalente appunto alla somma degli ospedalizzati clinicamente guariti in isolamento domiciliari, scendono a 112, 5 in meno rispetto a ieri. Nessun paziente in cura in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti sono 13, non sono stati registrati nuovi decessi, lo ha comunicato il vicegovernatore Riccardi. Oggi sono stati registrati però due nuovi casi di Covid-19 a Pordenone in particolare, e a Trieste salgono in tutto restano in realtà stabili a 1393, in tutta la regione salgono appunto a 3307. I totalmente guariti ammontano a 2850. Questi i dati. Allora, restiamo in tema sanitario, l'azienda sanitaria recluta nuovo personale per far fronte all'emergenza anche nella sua fase di ritorno progressivo all'attività ordinaria. Vediamo. Continua il reclutamento di nuovo personale per l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che in una nota segnala un aumento già registrato di 234 unità da febbraio a oggi per far fronte all'emergenza coronavirus. Tra le figure ricercate, riporta la nota, un medico specialista presso la struttura complessa dipendenze dell'area Isontina, un medico specializzando per ematologia, due medici e un operatore sociosanitario per igiene e sanità pubblica di Gorizia, un tecnico sanitario di laboratorio biomedico per laboratorio analisi e un infermiere per il Dipartimento di Prevenzione di Trieste. Le misure di reclutamento eccezionali, precisa la SUGI, sono valevoli fino al perdurare dello stato d'emergenza. Da febbraio sono stati integrati 59 medici, 2 biologi, 101 infermieri, 24 tecnici di laboratorio, un tecnico di radiologia, 5 assistenti sanitari, 33 operatori sociosanitari, 6 autisti d'ambulanza e 3 centralinisti, a cui si aggiungono ora le nuove unità. Durante il periodo emergenza epidemiologica, le aziende sanitarie hanno implementato nuove risorse di personale per garantire l'assistenza sociosanitaria e terapeutica che veniva richiesta di volta in volta a seconda delle necessità, afferma il vicepresidente regionale con delega alla salute Riccardo Riccardi. Si continua a monitorare la situazione in ogni ambito e dove risulta una carenza vengono implementate nuove risorse con azioni rapide e mirate. E sempre in tema coronavirus, restiamo appunto sull'argomento. Dopo la reintroduzione della protezione delle mascherine nei luoghi chiusi nella vicina Slovenia, anche la Croazia, vista la salita dei contagi, rende nuovamente obbligatorie le mascherine, ad esempio sui bus e sui traghetti in Istria. Quindi l'unità anticrisi impone le protezioni anche negli ambienti pubblici chiusi. Al conteggio dei malati non si sottraggono neanche Quarnero e Istria, dove cresce l'allarme per il turismo. Quindi nuovamente obbligatorie le mascherine in Croazia, in Istria, in particolare su bus e traghetti. Passiamo alla politica. Sembra sfumare l'ipotesi di una coalizione 5 Stelle PD in vista delle prossime comunali a Trieste, almeno stando alle dichiarazioni di due esponenti comunali dei partiti, Barbo e Menis. Sentiamo. Allargare la coalizione in questo momento, diciamo, numeri alla mano, è un'ipotesi che va presa in considerazione seriamente, secondo me. Mi auguro di restare ministro e che il governo non cada. Diciamo che la possibilità che diventi candidato sindaco è oggettivamente molto, molto remota.
UNAS tra PD e 5 Stelle in vista delle prossime elezioni comunali del 2021, la possibile candidatura in comune di Stefano Patuanelli come anti di piazza, fioccano le smentite da entrambe le parti. La coalizione che regge l'attuale governo nazionale non sembra concretizzarsi a Trieste in vista del prossimo appuntamento con le urne. I Dem, sulla base dei numeri, guardano a possibili alleanze con altre forze, ma la direzione dello sguardo non è al movimento grillino. Credo sia necessario pensare a un allargamento della coalizione con chi appunto dipenderà da quelli che sono i punti del programma che sono condivisi, perché io personalmente tendo a guardare a sinistra. Spero che anche a sinistra ci sia la volontà, pur nelle differenze che ci sono, di trovare dei punti in comune che riguardino appunto proprio la visione di quale città vogliamo costruire. Dal canto loro i 5 Stelle ribadiscono l'impossibilità di una candidatura a Patuanelli secondo le regole attuali del movimento e allontanano l'ipotesi di un'alleanza triestina col PD. Perché è impegnato a Roma sia come ministro, ma anche se non dovesse essere il prossimo anno ministro, è un parlamentare della Repubblica, e quindi per nostre regole interne non c'è la possibilità di candidarsi quando si ha già un ruolo. Questa coalizione, ecco, PD 5 Stelle, c'è? Ma non c'è. C'è una coalizione. Esiste o non esiste? C'è una coalizione al governo. Per quanto riguarda attualmente le nostre regole, non abbiamo a livello locale, nelle candidature ai consigli comunali, non abbiamo la possibilità, proprio per direttiva e per input politico, di fare degli accordi o delle liste insieme al PD o di avere candidati insieme al Partito Democratico. E ieri sera nella diretta dopo il telegiornale è intervenuto anche Claudio Giacomelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ha risposto sulla questione candidati per le elezioni comunali a Muggia della prossima primavera. Sentiamo. Abbiamo dato un'indicazione che è un'indicazione di metodo. Riteniamo cioè che il miglior candidato possibile debba essere scelto dai muggesani. Ecco. Così il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli, sui vari totonomi che si stanno già spendendo per le elezioni comunali di Muggia del 2021. Giacomelli, oltre a manifestare il fatto che sarebbe troppo presto per dedicarsi alle ipotesi candidati, rimandando prima a varie urgenze economiche legate all'emergenza coronavirus in regione, ha anche fatto il punto sui vari rumors per la corsa a sindaco di Muggia che già si rincorrono nelle cronache cittadine. Uno su tutti è quello di vedere in lizza il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Nicola Del Conte. È una persona che conosce e ama profondamente Muggia, però non abbiamo fatto assolutamente nessun nome, lui è molto in gamba, però ripeto, intanto non facciamo nomi, però un'indicazione di metodo ci tenevamo a darla. Noi riteniamo che Muggia e muggesani abbiano bisogno di un cambio di passo, di un cambio di orientamento, i problemi sono sotto gli occhi di tutti, e nel momento in cui quindi non abbiamo fatto né rivendicazioni di partito, non abbiamo fatto indicazioni di nomi, abbiamo indicato il metodo, ripeto. Quando il centrodestra triestino pretende di decidere per i muggesani, spesso la cosa si è risolta in un disastro. Si potrebbe anche ragionare sull'appoggio di una candidatura, esterna a Fratelli d'Italia. Ad esempio oggi Sandra Savino al telefono ci ha detto: noi abbiamo pronto un candidato. Se Sandra Savino ha un candidato, io sicuramente lo sottoporrò da segretario provinciale al nostro circolo di Muggia, che lo valuterà. Credo che in questo momento la questione centrale, ripeto, sia dare una nuova linfa, un nuovo stile al comune di Muggia e un cambio deciso di passo. Infine una battuta anche sul fronte triestino, in merito a un possibile appoggio del centrodestra a una ricandidatura di Roberto Di Piazza sulle prossime elezioni comunali. Penso davvero che il bilancio di questo mandato di Roberto Di Piazza sia molto positivo. Ma penso anche che in questo momento così difficile ci sia più bisogno di un sindaco che di un candidato sindaco. Trovo in questo momento che sia più autorevole un sindaco che un candidato sindaco anche nei confronti dell'opposizione, perché ci saranno provvedimenti e scelte molto difficili.
Forza Italia ha presentato una mozione in Consiglio Comunale che in pratica chiede ad Alitalia di riprendere i collegamenti tra Ronchi e Roma e Milano. Se non altro lascia intendere il capogruppo Alberto Polacco in virtù dei denari statali che l'ex compagnia di bandiera ha ricevuto dallo Stato. Vediamo. Alitalia oggi sta isolando di fatto Trieste, l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, Trieste Airport, negando i collegamenti con Roma e con Milano. Questo è un danno inimmaginabile al territorio della nostra città, che ricordo è sede di importanti compagnie assicurative, di enti pubblici, ma anche di imprese che quotidianamente si spostano. Alberto Polacco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, non ci sta e sottolinea una volta di più le scelte forsennate dell'ex compagnia di bandiera nei confronti di Ronchi, scelte che riguardano anche il comparto turistico già in ginocchio in seguito all'emergenza sanitaria. L'altro ieri gli albergatori hanno lamentato questa situazione e a fronte dei 10,5 miliardi che l'Italia ha avuto dal 2017 ad oggi, dei 3 miliardi che sono previsti nel decreto rilancio, oltre a altri contributi dallo Stato, questa compagnia non si può permettere di danneggiare il Friuli Venezia Giulia. Polacco pertanto non è rimasto con le mani in mano. Forza Italia con la maggioranza ha presentato una mozione per chiedere che il governo si attivi per ripristinare le rotte su Roma e Milano, affinché veramente un territorio che comunque ha saputo reagire bene a questa crisi pandemica non venga invece danneggiato per scelte aziendali irresponsabili. Fra l'altro, sottolinea l'esponente forzista, Alitalia non può giustificare il suo comportamento accusando l'aeroporto di non averla assecondata. Il management dell'aeroporto invece nel nostro aeroporto è sempre venuto incontro alla compagnia, non ci sono alibi, non ci si può mascherare dietro a queste situazioni per creare poi dei disagi enormi. Ricordo che tutti i vettori che collegavano Trieste con Roma nel numero di 3 all'andata e 3 al ritorno erano sempre pieni. Questo perché il territorio ha bisogno di essere collegato con Alitalia su Roma e Milano. E ci sono novità sulla scuola. Ufficiale la riapertura il 14 settembre. Regioni ed enti locali hanno espresso un parere positivo sulle linee guida del Ministero dell'Istruzione per la ripresa dell'attività scolastica a settembre. Appunto, lo confermano fonti del Ministero. Le lezioni quindi riprenderanno in particolare proprio il 14 settembre, che era la data che si stava facendo in quest'ultimo periodo. C'è un'informale intesa da parte delle regioni al piano scuola 2021, visto che la ministra Azzolina ha dato garanzie su due punti fondamentali che la regione Friuli Venezia Giulia per prima ha ribadito come condizionanti per l'espressione dell'intesa: l'aumento dell'organico, soprattutto del personale ATA e dei docenti di sostegno, e ulteriori fondi per i costi di sanificazione edilizia leggera che dovrebbero essere sostenuti dagli istituti per garantire la sicurezza della didattica in presenza. Questa la dichiarazione dell'assessore regionale all'istruzione università Alessia Rosolen. Non esiste nuovo manifesto della Barcolana senza polemiche o considerazioni a latere. Anche in occasione della 52esima edizione, che si svolgerà dal 3 all'11 ottobre, non ci siamo fatti mancare l'appuntamento con la discussione il giorno dopo la presentazione ufficiale. Marco Stabile. Chioma controvento per la velista al timone del manifesto della Barcolana 52. I capelli della Madama Rossa, in effetti, hanno segnalato in molti sui social, fluiscono in senso contrario alle raffiche, considerando il rigonfiamento della vela. Ma del resto a Trieste alle cose al contrario siamo ormai abituati. Ricordate la cometa in Piazza Unità? Tele 4, televisivamente parlando, potrebbe risolvere il problema. Così, e hop! A patto naturalmente di finire a testa all'ingiù. Detto che in questo caso non possiamo certo risolvere la situazione, c'è pure chi ha sostenuto ma la va contro man. Qui però scendono in campo i canoni dell'arte moderna, secondo cui un oggetto che sfila da destra a sinistra significherebbe andare all'indietro. Messaggio certamente contrario alle intenzioni dell'artista Lorenzo Mattotti, la cui opera in realtà è stata apprezzatissima dalla gran parte dei commentatori, nostrani e non. La veste grafica, i colori vivaci,
vivaci, il dinamismo e la collezionabilità del poster hanno convinto quasi tutti. Qualcuno ha pure sostenuto che l'anima futurista del manifesto sarebbe stata una risposta democristiana al "siamo tutti nella stessa barca" di Marina Abramovic, che in periodo di sbarco di migranti suscitò un mare di polemiche. Insomma, spilli a punzecchiare la manifestazione più importante del Friuli Venezia Giulia non mancano mai, proprio perché tutto ciò che è barcolana di fatto fa notizia. Del resto, se dicessimo che il manifesto è bello senza se e senza ma, sostanzialmente sovrapponendoci alla verità, che gusto ci sarebbe? E allora via, together, come lo slogan di quest'anno, affidandoci alle sapienti mani di Giuliana. Sì, certo, Giuliana, e come volete che si chiami una velista triestina che incarna lo spirito della Coppa d'autunno? Bella, imprevedibile e un po' ribelle, come la bora che spesso la anima o la sconvolge. E seppure il vento dal nord-est tutto possa, la sua chioma non la scompiglia, ma la lascia accompagnare alla fantasia artistica. Può farlo solo lei, Giuliana Barcolana. Dalla Barcolana un'altra istituzione triestina più sfortunata. A luglio dovrebbero però riprendere i lavori per il tram di Opicina. Mancano le firme, ma il contratto sarebbe già pronto. La Fenix Consorzio Stabile di Bologna, la ditta che ha vinto l'appalto, dovrebbe essere in procinto di firmare il contratto. Prima però bisognerà portare i documenti in municipio. Fermo da 4 anni, lo ricordiamo, è sempre oggetto di discussione a Trieste. Fra un mese o poco più si potrà già riparlarne in chiave di ripartenza, quantomeno per quanto riguarda il cantiere dei lavori. Bisognerà operare sulle traversine e alcuni punti problematici sui binari. Per il primo giro il tram si vedrà, ancora una data ufficiale, ovviamente non c'è, binari, traversine, punti più problematici appunto. Parte il progetto Trieste Metro, 7 itinerari turistici ma anche urbanistici, pedonali, dedicati non solo ai turisti, già posizionati 111 totem, vediamo. 7 percorsi tematici ad anello, ognuno segnalato da un'apposita brochure, 111 tappe complessive segnalate da 111 totem stradali, 11 dei quali più grandi, come quello di Piazza della Borsa, dalla grafica molto simile a quella delle fermate londinesi del Tube, una piattaforma web, il sito www.triestemetro.it ed un'app. Parte dunque Trieste Metro Itinerari Culturali, un progetto che si propone di offrire ai turisti e ai residenti una rilettura del paesaggio urbano cittadino anche attraverso gli avvenimenti storici e culturali legati ai singoli luoghi di interesse. C'è di tutto, dall'itinerario letterario, quello storico, a quello dedicato alle chiese e a chi vuole poi una giornata magari visitare Trieste velocemente, per intendersi un turista, un crocierista che scende. Quindi è un bel passo avanti perché la città ne era provvista, c'era gente che si disperdeva nei meandri della nostra città vecchia cercando il Museo Winckelmann o la Cattedrale di San Giusto. Siamo molto felici di aver fatto questa prima iniziativa. Mi auguro che poi ne seguiranno altri di progetti, magari anche per arrivare alle periferie dove c'è altrettanta storia e cultura. Il progetto sostanzialmente ha visto la collaborazione fra l'assessorato alla cultura e l'assessorato all'urbanistica del comune, già che gli ambiti alla fine vanno ad intersecarsi. Se infatti è più evidente il significato culturale turistico dell'iniziativa, quello più collegato all'aspetto urbanistico magari risalta meno, ma potrebbe rivelarsi persino innovativo. Rientra nei programmi di mobilità sostenibile e quindi anche dei percorsi pedonali, progetto che è stato inserito sia nel progetto Pisus che nel progetto Civitas Sportis, quindi riguarderà tutta la città, compreso il Porto Vecchio, ed è una modalità di percorrenza che risponde a tutte le fasce d'età e non solo, ma anche a tutti i tipi di turisti, oltre che cittadini se vogliono acculturarsi ulteriormente, ma a tutte le tipologie, le tempistiche turistiche, sia per quanto riguarda, specialmente con le app, anche la parte di turismo-ristorazione. A Trieste Metro ha preso parte anche la struttura complessa cardiovascolare e medicina dello sport della SUGI, per quel che riguarda l'aspetto degli itinerari collegati alla salute.
Nel 2020 Gusti di Frontiera non si svolgerà perché non è possibile immaginare quel tipo di evento con le norme di distanziamento imposte dall'emergenza Covid, lo ha annunciato al Ring Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia. Al posto della consueta manifestazione ci sarà però Gusti di Contea, un appuntamento che coinvolgerà espositori unicamente da Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia. Vediamo. Gorizia ha in Gusti di Frontiera, no? Insomma, la propria manifestazione di punta che attrae migliaia e migliaia di persone ogni anno. Come si fa a non rinunciare ma in qualche modo a rispettare le regole? Perché quella è un'attrattiva per Gorizia fondamentale, no? Sì, più che migliaia e migliaia, 800.000 persone, perciò è una cosa immensa. Io dico una cosa, che Gusti di Frontiera o è così o non è. E sarebbe impensabile Gusti di Frontiera anziché con 800.000 persone, con 50.000 persone. Chi mai potrebbe immaginare Gusti di Frontiera rispettando la distanza di sicurezza, avvicinandosi al banco con la mascherina? Non sarebbe Gusti di Frontiera. Andremo a generare false aspettative nei confronti di chi magari immagina una gestione diversa e andremo a deteriorare o a intaccare. Quindi, se non si può fare un brindisi, non si può fare neanche Gusti di Frontiera, diciamo. Però così. Ciò, ecco, mi ero ripromesso di dare la notizia sabato su domenica in chiave con termini giornalistici, sì. Vi diamo perciò in anteprima. In realtà nei medesimi giorni, mi pare che sia il 25, 26, 27, 28, perciò da giovedì a domenica, lo stesso periodo in cui avremmo dovuto organizzare Gusti di Frontiera, si chiameranno Gusti di Contea, profumo di cultura europea. Perciò non certo 500 espositori come gli altri anni, espositori soltanto da Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, perciò soltanto la vecchia contea di Gorizia, con una promozione naturalmente spinta verso la candidatura a capitale della cultura europea di Nova Gorizia e Gorizia. Ci sarà cultura, ci saranno libri, ci saranno spettacoli, naturalmente con le prescrizioni di quel momento. E concludiamo questo telegiornale con una notizia che ci riguarda. Nella seduta del Consiglio Comunale di Trieste ieri è stata fatta, propria dalla Giunta nella persona del Vice Sindaco la mozione presentata dal consigliere Francesco Bettio e controfirmata da tutti i capigruppo di maggioranza, che invita il Sindaco a manifestare la gratitudine del Comune di Trieste a Tele4 e a quanto fatto in questi mesi dal personale dell'emittente, che di fatto è stato un supporto, si scrive qui nella nota, importante nell'emergenza Covid. Allora ci fermiamo qui con il telegiornale, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Nuovamente buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova diretta straordinaria, diretta che sarà molto incentrata, oltre agli argomenti naturalmente clou della giornata, l'avete sentito e lo vedete anche dal nostro titolo, l'emendamento appunto per riportare alla guida del porto Zeno d'Agostino. Parleremo naturalmente anche dell'inizio della scuola, oggi se ne è parlato molto anche a livello nazionale, parleremo, vi dicevo, di spettacoli come abbiamo già fatto questo pomeriggio. E siamo in collegamento con Stefano Pace, sovrintendente del Teatro Lirico Giuseppe Verdi. Buonasera intanto e bentornato. Buonasera. In collegamento. Grazie. Con noi. Allora, dopo il grande successo del primo concerto, il concerto proprio per la festa della musica, l'avevamo presentato insieme, e ci sarà un secondo appuntamento, sempre inserito poi nel programma anche di Trieste Estate. Appuntamento che poi, lo ricordo, Tele4 trasmetterà in differita in prima serata, sempre appunto promosso, iniziativa promossa all'interno di Trieste Estate dal Comune di Trieste. Allora, sovrintendente Pace, intanto com'è stata questa ripartenza, il primo concerto con il pubblico? Beh, è stata una bella ripartenza e belle sensazioni ritrovare la musica nel teatro con l'orchestra, il coro al completo, della musica di grandissima qualità e anche quel po' di pubblico che ha potuto assistere, perché ricordo che siamo sempre limitati a livello degli spettatori a un massimo di 200, che per un teatro come il nostro non sono molti, però diciamo che il pubblico ha apprezzato moltissimo, sono stati calorosissimi e si sono fatti sentire, diciamo, quindi
che hanno compensato con l'entusiasmo e con degli applausi veramente molto lunghi e calorosi, diciamo, il numerico che mancava, ma che speriamo riusciremo ad avere sempre più numeroso, certo, con il tempo che passerà. Insomma, io sono molto molto ottimista in questo e quindi spero e prevedo di poter riportare il teatro a quella pienezza che ha sempre conosciuto in tempi piuttosto brevi, ecco. Ce lo aspettiamo tutti. Allora, questa voglia di musica dal vivo, di spettacolo dal vivo di cui parlavamo la volta scorsa, in effetti, insomma, l'avete riscontrata proprio nell'entusiasmo, no, del pubblico in sala, per quanto non molto numeroso, per le ragioni. Si aspettava un'accoglienza di questo tipo, e è stato difficile poi rispetto a quelle che erano le aspettative, anche i timori, no, della vigilia. Poi è stato difficile rispettare tutte le norme anti-Covid. Com'è andata da questo punto di vista? Ma diciamo che noi le abbiamo rispettate. Non è semplice, perché in realtà le norme le rispettiamo tutti, sono state fatte proprio per proteggere sia il pubblico sia i lavoratori, ed è chiaro che a volte sembrano un pochino strane, cioè nel momento in cui si passa alla porta del teatro ci si deve sottomettere a delle norme che al di fuori del teatro sono già interpretate, interpretabili. Noi nel teatro chiaramente ho una responsabilità che mi impone di essere veramente molto stringente, e a volte bisogna applicare delle norme che in questi tempi che corrono sono anche di difficile comprensione, ma che, diciamo, sia il pubblico che i lavoratori ci comprendono che sono necessarie, lo sono state in passato, spero che saranno sempre meno necessarie e stringenti. In certe situazioni possono sembrare anche cervellotiche, ma quello è, diciamo, che mi avvalgo di tutte le esperienze possibili e i consigli possibili per cercare di fare le cose al meglio. Allora, si arriva al secondo appuntamento di questa rassegna estiva, domenica 28 giugno alle 11 del mattino. Che cosa potremo vedere? I fortunati, insomma, che potranno accedere al Verdi, che cosa vedranno, che cosa sentiranno? Ma intanto vedranno la nostra orchestra, in questo caso non ci sarà il coro, ma sarà la nostra orchestra al completo, e ascolteranno delle sinfonie d'opera. Ci sarà Bellini con la Norma, avremo la Gazza Ladra di Rossini, la Sinfonia del Don Pasquale di Donizetti, la Sinfonia di Luisa Miller di Giuseppe Verdi, la Danza della Fata Confetto di Tchaikovsky dallo Schiaccianoci, e poi chiuderemo con Johann Strauss, l'ouverture di Fledermaus, una polca di Unter Donner Blitz, e il Walzer del Kaiserwalzer, e poi l'ouverture del Svenbaron. E quindi un programma ricco e soprattutto che si include con grande vivacità, e per invogliare il pubblico a riprendere questo contatto che vogliamo sempre più stretto e sempre più ampio nel corso di quest'estate, per poi proseguire in maniera, spero, sempre più normalizzata a partire dalla fine dell'estate e dall'inizio dell'autunno, per tornare in pieno regime a rifare sia non solo i concerti, ma anche opera in un atto e la preparazione di tutto quello che dobbiamo fare per una stagione che spero sarà coronata dal successo e da un ritorno in massa del nostro pubblico. Infatti, quindi la ripartenza comunque promette bene, no? La prima esperienza, insomma, con la ripartenza, insomma, promette bene per il proseguo. Ci può dare in ultimo così qualche anticipazione sul programma, quindi sui prossimi concerti, sui prossimi appuntamenti? Beh, guardi, importanza, sono tutti molto importanti. Quello successivo sarà qualcosa di particolare, perché sarà un concerto anche con solisti, ma soprattutto con il coro completo della nostra fondazione, e sarà la Petite Messe Solennelle di Rossini,
nella versione originale, quindi con due pianoforti e un armonium, il coro, come abbiamo detto, e quattro solisti che saranno Daniela Barcellona, Antonino Siragusa, Abramo Rosalen e Giulia Della Peruta, quindi un cast di tutto rispetto. E successivamente a questi ci saranno anche il resto del programma, chiaramente, che sono, che non vado a dettagliare nel ogni singolo pezzo, ma sono appunto dei concerti che vedranno protagonisti sia il coro maschile per un concerto, un altro con il coro femminile, due concerti con l'orchestra degli Archi e della Fondazione e due concerti con l'orchestra dei Fiati, questo fino al 7 di agosto, quindi un programma ricchissimo. E posso anche anticipare già che uno dei programmi di questi concerti sarà rappresentato a Gorizia anche. A Gorizia, quindi ci sarà uno sconfinamento qui vicino per valorizzare anche quel teatro. Un programma davvero interessante, quindi io ringrazio il sovrintendente Pace per essere stato con noi questa sera e ci ricollegheremo eventualmente poi per vedere quali saranno i prossimi appuntamenti proprio nel dettaglio alla vigilia o comunque prima che si svolgano, sperando, come diceva lei, appunto, che le norme siano sempre meno restrittive e il pubblico possa essere sempre più numeroso. Grazie e buona serata e buon lavoro. Sono io che ringrazio, buona serata a tutti. Grazie a lei, sovrintendente, buona serata e vi ricordo ancora una volta, l'ho ricordato già all'inizio, che anche questo concerto nel quadro di Trieste Estate, promosso dal Comune, sarà trasmesso in differita sempre dalla nostra emittente in prima serata, quindi non in diretta ma in differita appunto la sera, in prima serata. Allora, torniamo agli argomenti del giorno, tra cui c'è naturalmente anche gli spettacoli. Vi anticipo subito che parleremo anche con il direttore organizzativo del Teatro Rossetti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Stefano Curti, anche per parlare proprio degli spettacoli di quel teatro, quindi anche per analizzare questa voglia di teatro, voglia di spettacolo dal vivo che si registra in questo momento post chiusura da coronavirus. Un'altra ripartenza molto attesa sicuramente è quella della scuola, ripartenza ufficialmente data al 14 settembre, proprio oggi. Allora andiamo a vedere l'ANSA nazionale, lo abbiamo già detto nel nostro telegiornale, approfondiamo, ormai è ufficiale, la scuola riaprirà il 14 settembre, regioni ed enti locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida per il rientro in classe. Ci siamo predisposti con le linee guida per ritornare in sicurezza a settembre, ha detto il Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa Palazzo Chigi. Abbiamo un ulteriore miliardo che stanziamo per ulteriori investimenti sulla scuola, che ci dovrà consentire di avere una scuola più moderna, sicura e inclusiva. E nel Recovery Fund un importante capitolo sarà dedicato proprio agli interventi sulla scuola. Queste quindi le parole importanti, pesanti del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte questo pomeriggio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Un ulteriore miliardo da stanziare, che viene stanziato proprio dal governo sulla scuola. Chiudere le scuole è stata una scelta molto sofferta, ha aggiunto il Premier, che nessuno pensi che il governo l'abbia presa a cuor leggero. Vogliamo classi meno affollate, le cosiddette classi pollaio a me non piacciono affatto, non le tolleriamo più. Vogliamo fare scuola anche fuori dalla scuola, portiamo gli studenti nei cinema, nei teatri, nei musei, facciamo in modo che respirino la cultura di cui hanno bisogno. Portiamo anche i più piccoli al parco quando il tempo lo consente a fare lezione, ha spiegato la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina nella conferenza di presentazione del piano per il rientro a scuola a settembre. Le linee guida sono immediatamente operative, ci sono soluzioni e risorse per questa
Per queste soluzioni, ha spiegato il ministro, 1 miliardo in più stanziato è davvero tanto, non è stato facile, ma è un altro segnale che la scuola è al centro dei nostri pensieri. Amiamo la scuola, è il centro del nostro futuro. Con i fondi possiamo assumere fino a 50.000 persone, ecco nel concreto appunto le iniziative, tra personale docente e non docente con contratto determinato. Un ottimo risultato e le regioni hanno avuto un ruolo determinato nella costruzione di un piano scuola 2020-2021 che rispondesse il più possibile alle diverse esigenze dei docenti e dei dirigenti scolastici, degli studenti e degli enti locali. E il commento invece del presidente della conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini. E qui vediamo appunto tutte le notizie riguardanti la scuola ancora. Ancora appunto sull'ANSA nazionale, fra l'altro le scuole riapriranno prima, il 1° settembre, per i corsi di recupero e il 14 c'è la riapertura vera e propria, quindi lo ha ufficializzato proprio il sottosegretario all'istruzione Peppe De Cristofaro prima appunto della conferenza stampa. Queste le anticipazioni e le notizie molto attese da tante famiglie, tanti docenti e allievi, alunni appunto della nostra scuola, anche qui a Trieste. Allora, ancora sempre sui provvedimenti per, in questo caso per i centri estivi e il babysitting 3-14 anni, c'è un intervento a favore della famiglia annunciato dall'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e anche famiglia, appunto Alessia Rosolen, assessore regionale. La Giunta regionale, su proposta appunto dell'assessore, ha deciso di attivare per il periodo da maggio ad agosto 2020 un'agevolazione ai nuclei familiari in possesso di carta famiglia per le spese sostenute per i centri estivi per la fascia d'età 3-14 anni o per servizi di babysitting regolati da contratti di lavoro domestico mediante prestazione di lavoro occasionale, utilizzando il libretto famiglia per la fascia d'età 3-12 anni. I contributi verranno erogati in base al numero di figli per nucleo familiare e all'entità della spesa effettivamente sostenuta a seconda delle tre fasce di spesa da 0 a 600 euro, da 600 euro a 1000, oltre 1000 euro. Sono previsti importi massimi per famiglie con un figlio in 150, 200 e 250 euro, per quelle con due figli in 255, 340 e 425 euro, per quelle con tre figli in 345 e 575 euro, questi calcoli a seconda appunto delle fasce di cui si parlava prima. La misura dei contributi erogabili agli aventi diritto sarà definita con successivo provvedimento tenuto conto delle domande pervenute e delle risorse disponibili, quindi anche questa novità per quanto riguarda le famiglie che hanno figli piccoli per i centri estivi e per i babysitter. Allora, torniamo invece all'argomento con il quale abbiamo aperto il nostro telegiornale di oggi, ovvero l'ammissibilità dichiarata appunto alla Commissione Bilancio della Camera dell'emendamento cosiddetto Salva Zeno d'Agostino. Abbiamo realizzato un servizio intervistando la parlamentare, la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani, che ha annunciato proprio questa novità, questa approvazione. Allora, possiamo rivedere appunto questo servizio con l'intervista alla stessa Serracchiani, che ha spiegato quale sarà anche l'iter tra la Camera e il Senato di questo provvedimento, naturalmente in attesa, un iter parallelo insomma a quello che è il ricorso insomma al TAR del Lazio per far riavere insomma il suo ruolo al presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino. Rivediamo il servizio. La maggioranza tutta, quindi a partire dal Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva, i tre relatori hanno depositato l'emendamento interpretativo della legge Severino, cioè quella norma che in questo momento ha determinato la decadenza del nostro presidente dell'autorità portuale. Questo passaggio legislativo è particolarmente importante. Questa mattina abbiamo avuto la dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento.
Primo passo, primo scoglio superato. La Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato ammissibile l'emendamento al decreto rilancio con cui si sana la posizione di Zeno D'Agostino e si creano quindi le condizioni per un suo ritorno alla guida del porto di Trieste. Un passaggio legislativo importante non solo per il nostro porto, ma anche per eventuali casi futuri. Sì, esatto, la norma ci dà questa interpretazione autentica che sicuramente ci aiuta per il futuro, ma ci aiuta anche rispetto alla posizione di Zeno D'Agostino, per cui è vero che non sarà evidentemente automaticamente rinominato come presidente dell'autorità portuale, però questa norma è fondamentale, è un tassello che permetterà di avere la sua nomina, ci auguriamo, in tempi brevi. La deputata Dem Deborah Serracchiani prevede tempi stretti per l'iter dell'emendamento. Diciamo che la legge, almeno per quanto riguarda la Camera, dovrebbe essere completata entro la metà, la fine della prossima settimana e quindi passare al Senato. Un iter che viaggia parallelamente ai ricorsi presentati al TAR del Lazio contro la delibera dell'ANAC sull'inconferibilità della carica al presidente dell'autorità portuale. La sentenza del Tribunale amministrativo si attende a tempi stretti, forse già la prossima settimana. Diciamo che siamo molto confidenti, devo dire che il relatore è il presidente del TAR del Lazio, che fa ben sperare, nel senso che credo abbia preso a cuore un intervento necessario anche per evitare che vi possano essere ulteriori vicende simili a questa che ha vissuto Zeno D'Agostino, che sta vivendo Zeno D'Agostino. Ovviamente la sentenza potrebbe essere una sentenza che entra anche nel merito di questa vicenda e magari arrivare anche in fretta, insomma, noi speriamo che questo accada in tempi brevi. Questa è la notizia del giorno, appunto, per quanto riguarda il caso, il cosiddetto caso D'Agostino. Parleremo ancora poi invece anche del report dei ICS e Caritas sull'accoglienza ai migranti dalla rotta balcanica nella nostra zona. Ora però volevo darvi ancora le notizie per quanto riguarda il coronavirus. Abbiamo già visto quelle relative alla nostra regione, due soli nuovi casi in più. Adesso vediamo quella che è la situazione a livello nazionale. Lo facciamo con il sito del Post. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 259 nuovi casi di contagio da coronavirus per un totale di 239.961 e 30 morti, secondo i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute. Questa è la situazione nazionale. Le persone attualmente ricoverate nei reparti di terapia intensiva sono 105, due in più rispetto a ieri, ma il 50% in meno di una settimana fa. I nuovi pazienti guariti o dimessi sono 890 per un totale di 187.615. Le persone che sono state sottoposte a tampone fino ad oggi sono 3.168.000 e rotti, insomma in più, circa 28.000 in più di ieri. La situazione in Lombardia: sono stati registrati 156 nuovi casi, che sono insomma una buona parte dei 259 in tutta Italia, per un totale di più di 93.000. I dati lombardi continuano a essere di gran lunga i peggiori d'Italia. Le altre regioni col maggior incremento del numero dei casi confermati sono Emilia-Romagna, il Piemonte e il Lazio. In quattro regioni, Basilicata, Sardegna, Val d'Aosta e Sicilia, oltre che nella provincia autonoma di Bolzano, oggi non sono stati registrati nuovi casi di contagio. Noi, come dicevo prima, appunto, ne abbiamo avuti due in più di ieri, tutti e due nella provincia di Pordenone. Questi dati per quanto riguarda il coronavirus. Rimaniamo in tema coronavirus, lo abbiamo già visto prima nel nostro telegiornale, andiamo ancora sul sito del Piccolo, sito online. Salgono i contagi in Croazia, obbligatorie le mascherine su bus e traghetti in Istria. L'unità anticrisi impone le protezioni anche negli ambienti pubblici chiusi, al conteggio dei malati non si sottraggono neanche Quarnero e Istria, dove cresce l'allarme per il turismo. Quindi era chiaro, si scrive qui appunto nell'articolo, che la riapertura delle frontiere in Croazia è sicuramente un argomento che interessa tanti triestini, decisa per garantire la ripresa delle attività economiche e soprattutto del turismo, avrebbe riportato il Covid-19 in un paese che si era liberato dal virus. Ma nelle ultime 24 ore nel paese si sono registrati 95 nuovi contagi confermati, numero giornaliero tra i più alti dall'inizio
dall'inizio dell'epidemia e non si sottraggono, appunto, come dicevamo, al conteggio neanche Quarnero e Istria, due regioni che sorreggono quasi da sole il peso del turismo croato. Quindi, senza attendere le disposizioni da Zagabria, con cui la task force la tensione non è nemmeno mascherata, gli istriani hanno più volte denunciato l'immobilismo e le decisioni contraddittorie delle autorità centrali. L'unità anticrisi istriana ha ordinato l'obbligo delle mascherine a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, nei centri commerciali e negli altri ambienti pubblici chiusi, quindi mascherine obbligatorie. Inoltre non è più consentito visitare i propri cari nelle case di riposo della penisola, quindi questa è una delle misure restrittive che erano in vigore anche da noi e che stanno pian piano allentando, insomma, le maglie qui nella nostra regione. Ieri nell'Istria croata è stato rilevato un nuovo caso, si tratta di una donna giunta di recente dalla Svezia, è stata posta in isolamento insieme alle persone che sono entrate in contatto con lei. Non è stato reso noto il nome della località in cui si trova la contagiata, sistemata in una casa vacanze, che prossimamente sarà fatta rimpatriare. Intanto è stato fatto sapere che le persone in isolamento domiciliare in Istria sono 25, quindi questa è la situazione anche alla luce, insomma, del desiderio di ritorno alla normalità dal punto di vista turistico della Croazia, in particolare delle zone dell'Istria e del Quarnero. Nella regione del Quarnero infatti va anche peggio. Ieri il direttore della task force conteale e il governatore hanno reso noto che i nuovi contagi sono 10, 4 i casi importati da oltreconfine, con una persona risultata infettata da un uomo ammalatosi in Slovenia. Gli altri 5 riguardano altrettanti marittimi quarnerini risultati positivi al tampone prima di salire sulle loro navi o al momento dello sbarco. Quindi questa è la situazione in Croazia per quanto riguarda appunto il coronavirus. Qui vediamo ancora su Trieste prima, 0 decessi in Friuli Venezia Giulia e 2 nuovi contagi a Pordenone. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia scendono a 112, 5 in meno rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva. Allora, ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo e ci collegheremo, come vi dicevo, anche con il direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Stefano Curti, per continuare a parlare ancora di spettacoli in particolare dal vivo. A fra poco. Bentornati in diretta alla nostra diretta straordinaria. Allora, prima ci siamo collegati, come vi dicevo appunto, ci siamo collegati con il sovrintendente del Verdi, ora ci colleghiamo invece con Stefano Curti, direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere qui con noi in collegamento Skype, buonasera. Buonasera a voi. Allora Stefano, che cosa ci può raccontare sul lavoro? Insomma, abbiamo parlato prima con il sovrintendente del Verdi della grande voglia di teatro, di concerti, di musica dal vivo, di spettacoli dal vivo. Quali sono le novità proprio dal punto di vista del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia? Beh, oggi abbiamo presentato una ricerca che abbiamo condotto in Italia prendendo spunto da un analogo lavoro che è stato fatto in Inghilterra e in questa ricerca che ha raccolto a livello nazionale 32.000 risposte da parte del pubblico è emersa una grande voglia di tornare a teatro. Intanto addirittura il 96% delle persone ha risposto che in questi mesi il teatro gli è mancato moltissimo. In Inghilterra era il 94%, quindi una percentuale leggermente più alta rispetto a quella già altissima dell'Inghilterra. E in più, rispetto ai dati raccolti nella ricerca inglese, il pubblico italiano sta già comprando biglietti per spettacoli in programma nei prossimi mesi. Quindi ci sono dei dati positivi che emergono da questa ricerca, l'abbiamo presentata oggi assieme agli altri teatri che hanno partecipato allo studio
e assieme ad Assomusica e l'associazione dei promoter musicali dei concerti live in Italia, per cui diciamo le risposte sono arrivate da parte di un pubblico molto variegato, molto ampio, quindi un campione sufficientemente rappresentativo del pubblico che segue gli spettacoli live. Per cui credo che diciamo ci sono dei dati incoraggianti. Allo stesso tempo dobbiamo stare attenti al fatto che comunque c'è una percentuale più bassa rispetto all'Inghilterra, ma pur sempre significativa, di persone che invece aspetteranno del tempo prima di ritornare agli eventi dal vivo. Sono dati che comunque incoraggiano dopo appunto il periodo terribile che abbiamo vissuto, in particolare i teatri, no? Hanno vissuto questo periodo, immagino, in modo particolarmente pesante. Sono dati incoraggianti per il proseguo, poi sì, la ripresa. Sì, sono dati incoraggianti un po' per tutta la filiera dello spettacolo, certo, dal vivo, per gli artisti soprattutto, perché chiaramente a loro che pensiamo in prima battuta, però le strutture diciamo dello spettacolo dal vivo devono comunque in primo luogo anche attrezzarsi a ripartire nel miglior modo possibile. Certo. E anche una ricerca come questa, che peraltro è stata condotta con uno spirito completamente open, cioè tutti i teatri che hanno aderito potevano vedere in tempo reale i risultati del proprio pubblico, quindi quello che è stato anche molto bello sono state le moltissime parole che ci hanno scritto le persone che hanno partecipato alla ricerca. Al di là dei singoli numeri, dei dati che sono venuti fuori, è stato molto bello proprio leggere alcune delle frasi, alcune delle riflessioni che ha fatto il pubblico, e tutte sulle Ecco, c'è un po' qualche piccolo problema di collegamento, speriamo di ripristinarlo al più presto con Stefano Curri. Eccoci, è tornato in collegamento. Eccoci. C'è stato un piccolo stacco. Ne parlavamo di questo argomento anche con l'amico Alessio Colautti questo pomeriggio, e anche lui aveva registrato insomma un grande desiderio del pubblico di tornare a applaudire proprio i propri artisti preferiti, il proprio genere naturalmente teatrale o musicale preferito. Quindi questo rapporto continua ed è continuato anche nonostante, e forse magari anche rafforzato o reso più consapevole da questa emergenza pandemica, insomma. Sì, diciamo che il problema c'è stato, purtroppo i teatri sono dovuti restare chiusi, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ricordiamo che l'Inghilterra è chiusa da metà marzo, Broadway è chiusa dall'inizio di marzo, per cui è un problema che riguarda tutto il mondo. Credo che quello che è importante appunto è attrezzarci per ripartire nel miglior modo possibile e far sì che quando potremo ripartire i teatri saranno ancora più funzionanti e avranno una migliore capacità di accogliere il pubblico e di ospitare gli artisti che si esibiranno nei nostri teatri. Quello non so se si è sentito prima, dicevo che è molto sono molto belle le frasi che il pubblico ci ha scritto in questa ricerca, se ne possono leggere alcune nel report che abbiamo pubblicato oggi sul nostro sito. E allora andremo a vederlo sicuramente, perché insomma è un bel tributo del pubblico del teatro al suo teatro. E volevo chiedere ancora a Stefano Curri, so che intorno alla metà di luglio aspettate nuove indicazioni, nuove linee guida per una riapertura in sicurezza, ancora forse meno stringenti, si spera, no? Voi lo auspicate sicuramente, meno stringenti di quelle che sono già state diffuse. Come vi state organizzando in particolare a Rossetti? Intanto stiamo organizzando una stagione estiva in luoghi molto belli di Trieste. Partiremo dal 3 luglio al Castello e al Parco di Miramare, e successivamente all'Orto Lapidario alla centrale idrodinamica del Porto Vecchio, con degli spettacoli per un numero limitato di persone. Confidiamo che per la fine di settembre, quando comunque tradizionalmente le stagioni ripartono, l'attività del teatro riprende, si potrà aprire Rossetti con una capienza
più alta rispetto a quella dei 200 posti che è prevista dalle misure attuali. Confidiamo di arrivare almeno per i mesi autunnali ad avere la metà della capienza possibile, ecco, se non addirittura di più. Però almeno la metà potrebbe avere un senso, insomma, limitare anche i disagi per il pubblico che viene ad assistere agli spettacoli. Ecco, c'è ancora la preoccupazione, immagino, per quello che sarà il futuro, no, degli spettacoli dal vivo. C'è un pochino più di ottimismo in questo periodo rispetto alle prime fasi dell'emergenza o è ancora abbastanza alta la preoccupazione? La preoccupazione c'è e l'attenzione deve rimanere alta. E i dati che abbiamo raccolto nella ricerca di cui abbiamo parlato all'inizio, comparati con quelli raccolti in Inghilterra, che diciamo hanno un ritardo di 2 mesi di fatto, perché hanno iniziato prima la ricerca e la curva epidemiologica in Inghilterra è arrivata era più indietro rispetto a quella italiana. E il fatto che il pubblico abbia voglia di riprendere è un segnale molto positivo ed è un segnale che ha colto anche un po' di sorpresa lo stesso pubblico inglese. Gli autori della ricerca inglese oggi hanno pubblicato un post che tutta la stampa britannica e l'industria dello spettacolo in Inghilterra, dicendo: beh, guardate che il ritardo di 6-8 settimane, cioè il vantaggio di 6-8 settimane che ha l'Italia rispetto a noi, ci fa ben sperare per una potenziale ripartenza alla grande del settore. Per cui, diciamo, un cauto ottimismo c'è, allo stesso tempo bisogna tener conto che la preoccupazione e l'attenzione affinché il contagio non riprenda, certo, debba restare alta da parte di tutti e anche degli operatori dello spettacolo. Assolutamente. Allora ringraziamo il direttore Stefano Curti per essere stato con noi in collegamento. Buona serata intanto e buon lavoro, perché ne avete tanto davanti a voi. Grazie a voi, buonasera e buon lavoro a voi. Grazie davvero e insomma speriamo e auguriamo tutti che gli spettacoli tornino presto più vicini possibile a quelle che sono le modalità, insomma, che conosciamo tutti e che apprezziamo e rimpiangiamo in questo periodo in particolare tutti quanti. Grazie ancora, buona serata a lei. Allora, andiamo avanti con la nostra diretta straordinaria, ringraziando appunto Stefano Curti. Oggi si è parlato molto, appunto, ricordavo, di spettacolo, anche con il collegamento poi all'ora di pranzo con Alessio Colautti, che ha parlato in particolare delle modalità di recupero e rimborso dei suoi spettacoli che non sono potuti andare in scena proprio per l'emergenza coronavirus, e poi anche sulle prospettive proprio dello spettacolo dal vivo per la prossima stagione. Abbiamo parlato molto anche, come vi dicevo prima, di accoglienza ai migranti, seguendo proprio il report di ICS e Caritas, che si occupano appunto di tale accoglienza. Hanno dato appunto proprio i dati, i numeri, le cifre di questo fenomeno, anche comparato con l'anno precedente, e hanno puntato un po' il dito anche contro la diffusione di fake news su questi argomenti. Allora, rivediamo il servizio di Gianluca Paladin. Il report rivelerà una cosa molto importante, e cioè che i numeri sono, bene o male, gli stessi dell'anno scorso. Ecco i dati illustrati in conferenza stampa da Don Alessandro Amodeo, direttore della Caritas, e da Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, nel report sui numeri dell'accoglienza per il 2019 e per questi mesi del 2020. Numeri alla mano, è stato evidenziato come non ci sia un particolare incremento nell'afflusso di migranti rispetto agli anni precedenti. Un sistema che, nonostante un calo del personale, non sarebbe per niente al collasso, hanno tenuto a precisare i redattori. Ieri l'ultimo rintraccio, con 77 persone, all'incirca 1000, coloro che hanno varcato i confini provenienti dalla rotta balcanica da quando ci sono state le varie riaperture del periodo epidemico. Sono aumentati un po', ma sono distribuiti in modo diverso. Ma di fatto vediamo che l'accoglienza non è così tanto mutata, come non è per niente mutato, e lo vedremo dalle slide, se non di una unità, le unità di accoglienza diffusa. Quindi una situazione concreta, con un report creato da numeri veri, non da storie o da idee, ma numeri concreti condivisi con gli enti sul territorio, che ci dice che l'accoglienza a Trieste è solida. Persone che, scontato il relativo periodo di accertamenti o quarantene, vengono trasferiti in parte in altre regioni.
Altro fattore su cui è stato fatto un focus, quello dell'aumento dei servizi in alcuni casi, come per esempio le lezioni di lingua italiana, ma anche le carenze dei tirocini lavorativi attivati e delle iscrizioni alle scuole. E infatti è stato lamentato di come si sarebbe fatto di tutto per limitare il più possibile i servizi per l'integrazione. Si è voluto di qui ribadire l'importanza della smentita delle fake news. Le fake news stanno essenzialmente nell'alterare i dati, no? Chiaramente far percepire un'emergenza che non c'è. Gli arrivi nel 2019 sono stati più intensi che nel 2018, ma questo l'avevamo già detto al report su Casa Malala, mentre nel 2020 non c'è stato affatto nessun aumento rispetto all'anno precedente. Abbiamo avuto una leggera maggior pressione sul territorio in ragione della necessità di fare il periodo di isolamento fiduciario, quindi di 14 giorni di non spostamento delle persone. Questo ci ha costretto ad aprire delle strutture assolutamente temporanee, però non c'è nessun'altra differenza. E poi, per l'appunto, il sistema è un sistema che, nonostante sia stato, ahimè, oggetto di grandissimi attacchi, continua a essere un sistema molto, molto solido che punta all'inclusione sociale delle persone. Questo appunto, questi dati riguardanti l'accoglienza in Friuli Venezia Giulia, l'accoglienza dei migranti in particolar modo sulla rotta balcanica. Allora, una notizia molto importante appena battuta dall'ANSA, andiamo a vederla, riguarda il trasporto pubblico locale. A partire da domani cessano le limitazioni imposte al trasporto pubblico locale regionale per contenere la diffusione del coronavirus in Friuli Venezia Giulia, quindi sia l'offerta sia le modalità di fruizione dei servizi di TPL da parte degli utenti tornano alla normalità e quanto previsto dall'ordinanza di protezione civile, la numero 19, firmata dal governatore Massimiliano Fedriga. Fermo restando il mantenimento dell'obbligo di utilizzo di sistemi di protezione individuale anche a bordo di mezzi e le altre disposizioni contenute nel DPCM dell'11 giugno e nell'ordinanza numero 18 del 19 giugno 2020, il documento consente l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale, automobilistico, urbano ed extraurbano, ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo di mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, taxi e quelli svolti mediante autobus, oltre che negli impianti del trasporto pubblico funiviario, funivie, funicolari e seggiovie. Le aziende fornitrici dei servizi, si legge sempre in questa nota, sono quindi tenute a fornire un'efficace informazione e a vigilare sul corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi. La decisione è stata assunta tenendo conto sia dell'evoluzione dell'epidemia in Friuli Venezia Giulia, sia del costante incremento della domanda di servizi di trasporto collegata alla ripresa delle attività economiche e al conseguente movimento dei pendolari, nonché alla ripresa dell'attività turistica. Infine, le disposizioni dell'ordinanza valgono solo per il territorio del Friuli Venezia Giulia. Nel caso quindi di viaggi che interessino anche altre regioni, dovranno essere osservate le disposizioni in vigore nei singoli territori. Quindi si tratta di un'ordinanza regionale, quindi a partire da domani, lo ripetiamo, cessano le limitazioni imposte al trasporto pubblico locale regionale in Friuli Venezia Giulia, appunto adottate per contenere la diffusione del coronavirus. Quindi tutta l'offerta, le modalità tornano alla normalità nella fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, quindi autobus, e li abbiamo visti insomma in questo comunicato, tutte le modalità e tutti i mezzi. Allora, questa è la notizia importante appunto battuta dall'ANSA. Andiamo a vedere ancora se ci sono altre notizie dell'ultima ora. Della scuola abbiamo già parlato con l'intervento appunto anche della ministra Azzolina, ormai è ufficiale, la scuola riaprirà il 14 settembre, regioni e enti locali hanno dato via libera alle nuove linee guida per il rientro in classe. Questa è la notizia che vi abbiamo dato. C'è anche ancora sempre sull'ANSA nazionale, andiamo ancora a vedere
appunto la situazione buona, focolai anche di una certa rilevanza indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente, ha spiegato Rezza, ciò che induce a tenere comportamenti adeguati a identificare e a contenere prontamente i focolai come attualmente si sta facendo, quindi risalgono terapie intensive, questa è la situazione appunto in Italia, andiamo a vedere appunto per quanto riguarda l'Istituto Superiore di Sanità. Allora, l'abbiamo visto prima, sono 259 nuovi casi di contagio del coronavirus in Italia, in calo rispetto a giovedì, quando se ne erano registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 30, lo abbiamo detto prima, 4 in meno rispetto al giorno precedente. Il numero totale dei casi sale a 239.961. L'indice di contagiosità RT è inferiore a 1 in tutta Italia, ha detto il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, commentando i dati sul Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità. La situazione è buona appunto nel paese, ha detto, con differenze tra regioni nell'incidenza. Focolai però appunto anche di una certa rilevanza indicano che il virus in determinati contesti è ancora in grado di circolare anche rapidamente, ciò induce appunto a tenere comportamenti adeguati, identificare e contenere prontamente i focolai come attualmente si sta facendo. Il Lazio oggi guida la classifica dei contagi in Italia nella settimana dal 15 al 21 giugno, sempre secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Queste le ultime notizie per quanto riguarda appunto il coronavirus. Siamo quasi in chiusura della nostra diretta straordinaria. Allora io vi ricordo che fra poco naturalmente lasceremo la parola a Ring, condotta anche questa sera dal nostro Marco Stabile. La trasmissione avrà inizialmente proprio a partire dalle 21, quindi fra pochissimo, una lunga intervista a Giulio Camber di Forza Italia. Il titolo insomma dell'intervista è Ombre cinesi, quindi la prima intervista sarà proprio a Giulio Camber, e poi invece ci sarà il dibattito in studio come di consueto, ospiti di Marco Stabile, ci saranno in studio Roberto Cosolini del Partito Democratico, Michele Babuder di Forza Italia e Antonio Lippolis della Lega, in collegamento Skype Furio Honsel di Open Sinistra FVG. Quindi questi gli ospiti di questa sera, fra pochissimo. Alcuni dei temi che tratteremo questa sera sono quelli della settimana, della giornata di maggiore attualità. E, torneremo naturalmente, vista la presenza di tanti consiglieri regionali, torneremo sulla mancata commissione d'inchiesta regionale appunto sul Covid, bocciata appunto dalla maggioranza, che era stata proposta dalle opposizioni in consiglio regionale. Parleremo nuovamente dell'emendamento appunto per quanto riguarda il salvataggio di Zeno D'Agostino nel suo ruolo di presidente del porto e dell'autorità portuale di Trieste, e poi parleremo naturalmente anche dei temi della ripartenza, dei rapporti Stato-Regione e anche del tema che vi abbiamo proposto poco fa del report sui migranti, sull'accoglienza dei migranti. Quindi io mi fermo qui con la nostra diretta straordinaria, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata in nostra compagnia.